falta un paso. No, ¿cuándo me viene de tiempo? Esta mañana. Aló. No, no, capito. Basta, dietro. E come si fa a fare il nello gelato? Lo stiamo facendo, è magia, io sono un mago, no? Allora, fai una cosa. Gira questo. Così. Gira questo. Sei mangina? No. Sei mangina? Tu usi questa mano o quella? Questa. Quale? Però mettiti dei tre passi. Vai. Vai, tu devi stare lì. Ecco, questo qui lo sai che cos'è? Questo è un termometro, allora fai così, fai come una pistola, no? Però questa è una pistola buona. E cosa leggi tu? Che numero? Parla, no, 3, come? 8. Quindi 38. Adesso dobbiamo arrivare a 50. Quando arriva a 50, dici Giovannino, stop. Premi. Punta sull'acqua. Vedi che siamo quasi arrivati. Non ti distrarre. Quando siamo adesso? 4? Dai, 4-3, quando vedi? 4-3, 43, 45, dai che ci siamo quasi, dai. 47, 50, e non mi devi distrarre però, eh. Ecco qua, ci siamo? Sì. Allora, ci siamo arrivati, ok, facciamo stop. Ok, adesso cosa facciamo? Prendiamo il frullatore, ecco qua, prendiamo il frullatore e dobbiamo sempre collegarlo. Che cosa abbiamo messo? Lo zucchero? Né? Non ho capito. Vieni qua, vieni qua. Allora, chiedi un po' a tutti che gusto vi piace di solito mangiare il gelato. Fai un'intervista tu, vai. Ci siamo? No, 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 tu devi parlare. No. Funziona. Allora, chiedo a te, che gusto ti piace? A me piacerebbe la vaniglia. Vaniglia. A te? La fragola. A mela. Limone, cioccolato e frango. Fior di latte. Allora. Sì, sì. Cioccolato. A te, Antonio? 700, ce ne vuole un'altra cosa. Vengo da voi ora. Allora, noi possiamo fare una cosa mentre loro fanno l'intervista, no? A te. Cioccolato. Mi metti qua. Guarda. Alla mamma? Nocciola. Grazie,
metti dentro, che tutto è buono. Vabbè, questa è l'acqua, e abbiamo aggiunto lo zucchero e l'abbiamo portata a 50 gradi, così si scioglie bene. Adesso abbiamo tagliato il nero e frulliamo insieme a acqua e zucchero. Vai, vai tu, vai. Frulla. Prego? Allora, le mele sono mele del prurino, infatti come vedete, cioè sono delle mele non quelle perfette, senza chiudere, veramente naturali. Okay. Non trattate, praticamente non trattate. Non trattate, bravo. Ecco qua. Allora adesso noi possiamo fare già una cosa, senza aspettare a zio Pietro, incominciamo a mettere il gelato di vino. Però qua vediamo se posso mettere un pochino avanti. Va bene, ok. Allora adesso immaginiamo, per avere un po' di spazio, incominciamo a mettere il gelato nella macchina. La macchina non è altro che una specie. Voi a casa avete qualcosa simile? No. Come no? Scusa, voi avete la macchina del gelato a casa? No. No? Non è del gelato, però in senso inverso. Che non è? Abbiamo qualche robot a casa. Dai. Ecco, adesso facciamo un altro, nel frattempo lo facciamo girare. Adesso facciamo frullare l'altro. Cuca! Aspetta, ecco qua. Cuca! Altro zucchero. Abbiamo messo la zucchero. Sì. Ma noi facciamo, di solito su un chilo facciamo 500 di frutta, 250 di zucchero e 250 di acqua. E questa è la ricetta naturale di una volta. Vedi che lo scaccia! A proposito, cioè sapete che mi sta aiutando? Zio Pietro. Zio Pietro è il proprietario della gelateria Ives di Lago Sirino, dove il gelato è buono come quello che dicevano. Vai chicca, vai, Rosana, dai, vai. Gira, qui. Ah, bravo! C'hai paura. Ecco, mi metto poco. Giustamente adesso dobbiamo vedere se questi sceffini si sono comportati bene o no. Ecco qua. Quanti siamo arrivati? Più o meno